Seleziona, ci ritroviamo in un governo nuovo, che dice capo fa in rottamazione, ma te non capo se fosse si giova, chiude la scuola da non fa assunzione. Ma questa è la l'azienda e la meritocrazia, facite questa nuova, ma non sta compagnia. Descisciamo il paese! Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire. Montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e tre giorni che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. A Cagliari un corteo di 6-7 mila persone guidato dai Compass con dietro CGL, CISL, UIL e SNALS che lì non hanno fatto gli schizzinosi, si sono messi dietro i Compass, mentre qui a Roma non se ne parlava proprio, non ci voleva, ma noi siamo arrivati qua lo stesso. A Palermo un corteo di 10.000 persone che a metà si è diviso perché anche lì con Paterali non volevano far parlare i Compass dal parco, quindi i Compass hanno portato via mezzo corteo e sono andati a parlare da un'altra parte, pazienza. L'importante è che abbiamo scioperato tutti insieme, lo stesso a Torino, a Firenze, a Bologna, a Siracusa, a Catania. Abbiamo fatto questa scelta di non fare una manifestazione nazionale che volevamo, abbiamo chiesto la manifestazione nazionale, abbiamo insistito, ma non c'è stato niente da fare. A questo punto non aveva senso fare 4-5 manifestazioni perché in tante città la gente voleva manifestare a casa propria. Però lo dico anche a molte colleghe e colleghi, soprattutto colleghe, oggi la presenza femminile è stata straripante, siamo contenti, un applauso a tutte loro perché hanno portato in piazza tanta energia, tanta voglia. È vero che le nostre età sono un po' avanzate, però d'altra parte che dobbiamo fare? Finché i ragazzi non ci vengono appresso noi andiamo avanti fino a 90, 100, anche 120 anni come diceva Silvio, solo che Silvio adesso lo vedo messo male, non credo che arrivi a 120, ma spero non succeda niente domani, sennò mi faccio una pessima fama. Comunque volevo rispondere un po' a tutte che ci hanno detto ma perché non ci siamo, tutte, alcune ci hanno detto perché non ci siamo andati a mettere in coda al corteo CGL CISL UIL. Non è tanto perché ci abbiamo una dignità, è perché il 5 l'abbiamo convocato noi e gli altri ci sono venuti appresso. C'è un motivo più serio e più profondo che non ha niente a che fare con settarismi o altre cose. Noi siamo stati entusiasti che tutti abbiano deciso di scioperare oggi. Non abbiamo fatto primogenitura, non abbiamo fatto dichiarazioni roboanti, era lo sciopero nostro, eccetera, nonostante loro non abbiano mai detto che oggi scioperavano anche i Compass. Ma la cosa più importante è che c'è una divergenza di fondo e faremo male a nasconderla.
La divergenza di fondo riguarda l'atteggiamento verso il disegno di legge della cattiva scuola di Renzi, che fate male a continuare a chiamare buona scuola tra virgolette. Va detto quello che è. È una cattivissima, pessima, tremenda scuola. Ma questa scuola e quel disegno di legge non è emendabile. Questa è la verità. E se siamo tutti d'accordo che non è emendabile, bisogna essere conseguenti. È inutile dire aspettiamo che ci siano degli emendamenti, perché gli emendamenti li abbiamo già visti. Gli emendamenti? Ma quali emendamenti? Mi hanno chiamata prima da Radio Città Futura dicendomi proprio questo, ma come, voi siete ancora lì a contestare radicalmente? Noi abbiamo sentito senatrici e senatori e deputati del PD che ci hanno detto che è tutto cambiato e che invece il dirigente scolastico non ha più i superpoteri che gli avevano dato precedentemente. Ho detto beh, dipende, noi mediamente sappiamo leggere i testi che vengono presentati. Non ci risulta dalla lettura che ne abbiamo dato che sia stato presentato un emendamento dell'articolo 2,2 se non sbaglio, in cui nel punto preciso in cui si diceva che nelle more di una revisione complessiva e ulteriore dell'articolo 21 della legge 59 del 97, ovvero dell'autonomia, i poteri dei dirigenti scolastici vengono potenziati. Ora, se voi non ci dite quello, cioè non fate un emendamento specifico su quel punto, non potete dirci che sostenere che il Collegio dei Docenti elabora il piano triennale dell'offerta formativa tenendo in debito conto, anzi sulle linee decise dal dirigente, sia una conquista, anzi è un, come dire, non solo è un bref, ma è una beffa, perché ci state dicendo il dirigente che ha sempre i superpoteri decide quali sono le linee del piano triennale, voi li elaborate, perché siccome loro non se li sanno neanche elaborare in buona scrittura, li fate voi direttamente che siete docenti e quindi mediamente li sapete scrivere meglio di quanto potrebbe fare un dirigente scolastico. Non c'è scritto altro, perché dire che noi dobbiamo elaborare quello che ha deciso il dirigente, che è poi quanto scritto già nel regolamento dell'autonomia scolastica e del 99, soltanto che qui si potenziano ancora di più i poteri del dirigente, non significa aver presentato un emendamento che cambi qualche cosa, significa né più né meno ripresentare, facendo finta di aver cambiato, quello che c'è scritto. E questa secondo me è la cosa ancora più grave, perché un conto è dire noi veramente abbiamo capito la forza della piazza, le contestazioni, il fatto che tutte le organizzazioni della scuola per la prima volta nella storia d'Italia siano tutte da d'accordo per essere contro questo disegno di legge, beh allora diciamo che avrebbe avuto un senso, ma far finta di aver cambiato quando si vuole semplicemente permettere a chi a sua volta ha fatto finta di essere contro, ma semplicemente perché vuole gestire i criteri con i quali i dirigenti scelgono all'interno dell'organico funzionale, i criteri con i quali si applica la mobilità che poi ti va a far finire all'interno del grande calderone dell'organico funzionale della scuola dell'autonomia, non significa aver cambiato, significa appunto semplicemente addivenire a più miti consigli rispetto a qualcosa che potrebbe dare il senso di un cambiamento, ma che cambiamento non è. E questo è quello che ci ha portato, per terminare il discorso che stava facendo Piero Bernocchi, a dividere le piazze, perché già sulla scorta di quelle che sono state le indicazioni della discesa in piazza ci sono dei cambiamenti, quando noi abbiamo delle divergenze. Quando noi abbiamo fatto l'audizione in settima commissione cultura, che molti di voi avranno visto, è vero che tutti quanti eravamo contro il dirigente e i poteri straordinari al dirigente, ma subito dopo si è aperta la diversificazione delle posizioni, perché comunque CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda sono d'accordo
d'accordo sull'autonomia scolastica come impostazione, sono d'accordo sui poteri del dirigente che devono scegliere loro come calmierare, ma non è che sono contrari a quello strapotere, non è vero che sono contrari ai quiz, alle prove invalse, agli indovinelli come scettro nelle mani del dirigente per decidere chi è d'accordo e chi con la sua linea oppure chi deve essere espulso dalla scuola, e quindi queste sono delle differenze importanti che occorre tenere in piedi, oltre che, come diceva il collega, che non fa il suggeritore ma giustamente aggiunge delle cose sulla questione della privatizzazione della scuola, perché questo è il problema, è fare della scuola un elemento di privatizzazione che mette nelle mani di dirigenti d'azienda quello che normalmente nelle aziende si fa, perché nelle aziende il dirigente non sceglie di parlare con i lavoratori della propria azienda ma li scavalca, decide le linee del suo piano aziendalistico, lo porta avanti e non si confronta. Quindi questo è il nodo che ci differenzia, non è un nodo da poco in relazione soprattutto però alla questione anche, anche lì eravamo d'accordo, dell'immissione in ruolo del precariato. È vero che anche su questo, perché i punti di accordo erano due, questo e la questione dello scorporo con un decreto legge specifico per l'immissione in ruolo dei precari, ma naturalmente loro rivendicano il fatto che ci sia un prossimo concorso, che vengano smantellate quindi le graduatorie, cioè loro dicono devono essere mantenute, ma in realtà ci vuole un nuovo concorso, e quindi naturalmente se fanno il concorso a cattedre e vanno avanti in questo modo, naturalmente stanno smantellando, ma soprattutto stanno sostenendo in ogni caso che l'organico funzionale dell'autonomia è una cosa da sottoscrivere, perché noi lo sappiamo, l'organico funzionale è un cavallo di battaglia di CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA, e l'organico funzionale è quello che, così come è concepito all'interno di questo disegno di legge, va a destrutturare l'attuale impostazione del lavoro e della prestazione degli insegnanti, perché naturalmente questo significa che mano a mano andremo tutti a finire in quel calderone che ci svincola dalle classi, che ci toglie il ruolo così come è concepito su posto comune e su sostegno, e invece ci fa finire organico funzionale all'interno del quale, se noi non condividiamo le linee scelte dal dirigente ed imposte su pressione, perché noi lo sappiamo come avviene nei collegi dei docenti, che siccome dobbiamo applicare quello che ha deciso il dirigente, quello viene applicato facendo finta anche di dire che l'abbiamo elaborato noi, ma anzi questo è ancora più grave di quello precedente, perché porta avanti un bluff assoluto rispetto al ripristino dei diritti democratici che invece non esistono e sono stati smantellati.